Caligula's Minus, conte palatino agli esteri del Ducato di Parma. Poi, allora, spiegami un po'. Cosa può fare una matricola per entrare nell'ordine della goliardia? Allora, per entrare nel gioco della goliardia, fondamentalmente le matricole per noi sono esseri putridissimi che però sono la bassa manovalanza di questo gioco, che però gli serve per capire, perché ovviamente loro partono senza sapere nulla. Quando vengono da noi, vengono con la feluchina, questo cappello qua, il cui colore varia a seconda della facoltà. E preparazione di un istante, sto facendo immagine per il Ducato. Arrivo subito. Arrivo subito. Chiedilo al ministro degli interni. Non lo so, sarà in piazza. Non faccio il babysitter. Appunto c'è questa gerarchia che funziona così. Ovviamente la matricola entra dal rango più basso, viene battezzata in nome di Bacco, Tabacco e Venere e si sottopone a un processo per pulirsi delle sue colpe di ragazzo delle superiori, di ragazzino, ed entrare nel mondo universitario con tutto quello che consegue, che per tutti fuori sede significa vita da soli, significa avere più libertà, significa anche organizzarsi gli studi per i fatti propri. E tutto quello che ne consegue da questo. Ovviamente noi si fa tutto in modo scherzoso, divertente, perché è molto tale che la matricola comunque viene seviziata, tra virgolette, però non esiste nessuna forma di violenza, non esiste nessuna forma di politica o di religione o altre cose. Semplicemente noi giochiamo e ci divertiamo in nome di Marco Tavolta. Dimmi, nobilissima è questo. Bellissimo. Ah sì, grazie. È stato molto bello. No, semplicemente tu devi, cioè, una matricola si rivolge a noi e poi ancora è, tra virgolette, fuori, però nel momento in cui viene da noi diventa un nostro fratello e quindi ovviamente, cioè, gli si dà una mano, come si prende la feluca, come si sistema e poi gli si insegna le cose, solo che tra di noi gli insegnamenti si pagano, ma non in denaro, perché i nobilissimi non si abbassano a manipolare il denaro, i nobilissimi semplicemente ricevono come pagamento un bicchiere di vino per un minimo rinfrescarsi in buio mentre si parla, o una sigaretta in tabacco, oppure in Venere qualcosa che sia o un bacio sulla guancia, rigorosamente così, o magari ad esempio un'ode, può essere una poesia, tutte queste cose, ovviamente dove si punta sempre sulla fantasia e sul divertimento. E nell'arco dell'anno come vi tenete in contatto? Vabbè, noi ci troviamo tutte le settimane, facciamo riunione in un bar e ci sono ad esempio a Parma, ci sono 3 ordini. In particolare io provengo dalla Lunigiana, dall'ordine di Lunigiana, e infatti porto anche le insegne nere, appunto il mantello nero di Lunigiana, ci troviamo tutte le settimane, poi una volta tipo al mese si fa riunione del Ducato di Parma, quindi con tutti i goliardi di Parma, tutti. E poi dopo si organizzano le feste delle matricole, si organizzano delle cene, si organizzano gli scherzi all'università, si organizzano delle feste, eccetera, tutto così. Perfetto. Va bene. Sarebbe molto bello. Cos'è la liberazione? Allora, liberatio scolarum, cioè che in latino volgare significa liberazione delle scuole, significa che gli studenti universitari, in particolare le matricole, cioè quelli che fino all'anno scorso erano nelle scuole superiori, vanno nelle scuole a tirar fuori gli studenti, li fanno uscire, e poi porgono il goliardo, cioè la feluca, questo cappello qua, lo porgono agli studenti, i quali danno un obolo, una qualche monetina, così, che poi dopo, perché lo studente universitario è squattrinato per definizione, e quindi con questi soldi poi si paga da bere, si paga da divertirsi, eccetera. E noi entriamo nelle scuole, ovviamente all'epoca si faceva carica degli uni, adesso noi abbiamo tutti i permessi, perché comunque la tradizione, il comune si dà i permessi di fare le cose, e poi a certe scuole ad esempio rimangono chiuse direttamente, eccetera. Quindi come tutto è diventato un po' burocratico e meno divertente, però comunque noi ancora entriamo nelle classi, poi facciamo, parliamo con i professori, facciamo lezione noi, facciamo finta di interrogare e tutte queste cose, poi dopo li facciamo uscire con i fischietti e tutto. Poi ci sono appunto certe città dove questa tradizione si è persa, un po' per problemi con il comune, perché non da tutte le parti siamo visti bene, e perché purtroppo, come succede in qualsiasi ambiente, basta un episodio magari un po' brutto che bolla tutti gli altri.
cioè può capitare, per farti un esempio, che in qualche città magari una sera o due ha alzato un po' troppo il gomito, si prende un attimo a cazzotti, che capita come in tutte le discoteche purtroppo, nei pub in giro, e ovviamente tutti quelli che dopo vanno in giro vestiti così, a loro sono quelli che fanno le risse. Non è vero, affatto, per nessun motivo. Capita, è capitato due volte, sarà capitato, però purtroppo dopo vengono bollati tutti. In più, già noi, essendo appunto così scherzosi, così noi, prima delle feste delle matricole, siccome comunque i soldi servono per organizzare questa cosa, stiamo regalando dei panini ai ragazzi, abbiamo organizzato delle cene, abbiamo organizzato un concerto, e tutti i soldi che vanno, andiamo nei negozi in giro alle persone a chiedere per questo, appunto, cioè porgiamo il nostro cappello per chiedere qualche soldo per le feste. No? E poi c'è chi ci prende in simpatia, perché poi non è che si va lì come me, facciamo gli indicanti, c'hai dei soldi. Cioè arriviamo lì, giochiamo con la gente, scherziamo con la chitarra, magari se passa un esempio, poco tempo fa, qualche giorno fa, è passata una ragazza in centro, allora ci siamo messi in ginocchio e abbiamo fatto una canzone dedicata a lei. Cioè che sia una cosa simpatica per quella persona, si fa comunque una risata, il concetto è quello di gioco. E sai, purtroppo c'è tanta gente che queste cose non le vede bene. Ad esempio, molti non capiscono il concetto di gerarchia, no? Ah, la gerarchia assoluta, perché dopo ti fanno del male, così. Sono tutte bugie perché purtroppo qualcuno che non ha avuto il coraggio di affrontare questo gioco, si... questo è il mio fan club, Oh la 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 la. Altra generazione. Gli autografi giovedì dalle 5 in poi. Babbabia, che bello. Questi sono tutti goliardi. Oh,